Se baciare la potrò. Continuano gli appuntamenti della rassegna Dall'Ardo alla Piave Festival, a cura dell'associazione Borgo Piave ETC APS in collaborazione con varie realtà del territorio. Il 30 agosto è stata la volta del quarto appuntamento. Protagonista la Cotogna di Istanbul, lettura scenica di Sonia Vazza, con l'accompagnamento musicale di Paolo Forte, omaggio al libro La Cotogna di Istanbul, ballata per tre uomini e una donna, scritto da Paolo Rumiz ed edito da Feltrinelli nel 2010. Viene ovviamente portato in scena riducendo un pochino il testo perché è piuttosto lungo, però nei tagli abbiamo cercato di mantenere quella che è la storia, sviluppando questo racconto ai confini dell'Oriente, ambientato a Sarajevo. Suonare in questa storia significa di fatto leggerla con un'altra lingua, che è quella della musica, e in generale comunque la musica per me è la traduzione, la trasduzione di tutto lo spettro delle emozioni nel linguaggio proprio del suono. Questo spettacolo, proprio nell'idea di Rumiz, che è una narrazione, che dovrebbe essere una narrazione orale, quindi qualcosa di raccontato, ha nel suo scenario ideale una situazione come questa, e cioè una piazza in cui appunto questa narrazione si svolge, si dipana tra le persone e tra le case e l'ambiente. La rassegna si chiuderà venerdì 6 settembre sempre alle 20:30 in piazzetta Borgo Piave con un concerto dei River Boys. Per il futuro adesso stiamo mettendo giù il calendario per il settembre piavense, che è un'altra rassegna che abbiamo pensato ormai da 3 anni, e poi ci sarà l'autunnale festival, che invece andrà a raggruppare una serie di iniziative per ottobre e novembre, per poi dedicarci agli allestimenti natalizi, come ormai è un po' consuetudine anche quello, insomma, a dicembre.